Siamo a casa della nostra ospite che si chiama José Savoldi, che ci testimonia come l'ambiente, la casa purtroppo è cambiata da quando è entrato in attività l'inceneritore. La parte più disastrata è la nostra, quella parte alta, dal primo al solaio. Ecco, quali sono i problemi? I problemi che è piena di crepe, dalle crepe dal solaio vengono in camera. Sotto è un po' che non vado a vedere, penso che non ci sia ancora niente, penso, non sono sicura, però a volte la casa balla, vibrano i vetri e poi c'è stato il periodo dei 2 mesi che siamo stati fermi, che qui non lavorava nessuno, mi sembrava di avere sotto il fienile, di avere sotto un giradischi che continuava a andare e muoveva la casa con me. L'impianto è stato costruito su una ex cava abusiva dove affiorava l'acqua, quindi questo impianto praticamente galleggia sopra una falda ed è questo il motivo per cui genera queste vibrazioni che vengono trasmesse, perché l'impianto per funzionare ha delle griglie dove viene setacciata la cenere e quindi quando entrano in funzione generano delle vibrazioni che vengono amplificate dalla falda sotterranea e arriva fino alle abitazioni circostanti. Un altro disastro è che i nostri campi qua sono inquinati. Nel 2007 c'è una cascina giù a quanti metri sarà? 100 metri. Avevano una grande stalla, hanno dovuto portare via le vacche perché il latte era inquinato al PCB e alla diossina nel 2007. Questa zona fino a 2 metri dall'inceneritore è una zona agricola di rispetto dove nessuno può fare niente di niente. Lei la cuccia del cane non la può fare perché qui è proibito, zona agricola, tutta questa zona. E qui abbiamo avuto il latte, il PCB, addio, abbiamo avuto tutto, ci ha rovinato totalmente, qui c'erano 20 persone, 2 casi di leucemia, un bambino degli zingari e una signora che mai sentito, in via Malta, io non ho mai sentito casi di leucemia nella zona.